Codirin. È arrivato il gol. Codirin, tre gol importanti, tutti e tre. Tre gol tuoi all'inizio, tre vittorie. È un caso? No, no, tanto buonasera a tutti. Io faccio nella mia carriera ho fatto pochi gol, ma il gol che faccio porta sempre 3 punti. E spero che continui così, perché nel calcio non è importante fare gol, è importante a prendere 3 punti. Quindi sono veramente contento per la squadra. E il lavoro che facciamo è ritroviamo sempre davanti, quindi il lavoro paga, quindi sono veramente contento. Sei un giocatore diverso rispetto alle prime partite della stagione. Che è cambiato secondo te? È normale per me quando cambia la squadra. Per integrare sì, nella squadra faccio fatica, ma quando riprendo non mi fermo più. È importante che conosco come giocatore, come danno la palla, il compagno di squadra, quindi quello mi dà sempre la serenità quando non gioco. Perché lo so che nel calcio c'è sempre possibilità. E chi giocava prima è più forte di me, di Massimo, è più forte di me tecnicamente. Ma solo che io aspetto, l'unica cosa che so è che ho la corsa. E anche lui mi dà la mano prima della partita e quando gioco mi dice quello che ho sbagliato, quello che... Quindi questa è una famiglia, perché chi gioca, non abbiamo... Di Massimo, per me... Mister guarda chi gioca, se per me giochiamo tutti, ma solo che non è possibile, 11 giocatori devi andare in campo. La paura è Lecce? No, veramente, nella mia vita non ho mai paura di giocare, l'unica cosa che ho paura è di fare figuraccia in campo. Perché come lo so che sono scasso, devo dare di più, è la verità, quindi devo dare di più. Anche tutti i miei compagni di squadra lo sanno, quando manca tipo sabato prima della partita io sono già teso, non parlo con nessuno. È loro che mi dicono stai tranquillo, perché lo so che è la corsa mia potenzialità, quindi devo correre. Quindi fino a che corro continuo a giocare. Riapertura della tua carriera, veramente io non penso mai in futuro, io penso solo al momento. Non ho mai, nella mia carriera non ho mai penso, l'ultima volta che ho penso futuro ho sbagliato, perché sono andato a giocare in Serie D fine gennaio, quindi avevo sbagliato, quindi da lì ho detto non fa per me, devo pensare al momento. Come va? Però avete sbagliato che cosa andare a scegliere? Sì, non è che ho sbagliato a scegliere, perché sono andato in Serie D per problemi familiari. Alla fine ho visto che non fa per me. Perché che differenza c'è tra un ambiente che sceglie come fa? Io ho trovato bene con la squadra, con il tifoso, ma con il presidente no, perché alcuni in Serie D aspettano molto di più da te, ma non capiscono che è la squadra che fa diventare giocatore importante. Perché abbiamo perso una partita e lui diceva che, il presidente diceva che devo dare di più. Sono l'unico che può dare di più. Io ho detto guarda, solo Dio può fare il miracolo, perché io non posso fare tutto. Anche Fedeli ti ha detto la stessa cosa. Eh? Fedeli non è da meno, anche Fedeli ti ha qualcosa beccato, ti ha un po'... No, il presidente non ha mai parlato con me. Come conosciamo il presidente, che presidente, basta che corri, basta che lotti, non ti dici niente. A me non mi ha mai parlato. Senti, tu i playoff l'hai vinti con il Latina. Sì.
Ecco, invece l'andata e il ritorno, cosa occorre adesso per il salto di qualità secondo te da parte della Samp? Eventualmente ci fosse. È importante che lottiamo. Tanto un gol lo facciamo, ma se non fanno gol vinciamo noi. Se lottiamo, continuiamo così, non ci sta per nessuno. A posto, grazie. Aspetta un attimo, devo dedicare un gol a mia figlia, perché l'ultima volta ho dedicato mio figlio che ha fatto compleanno. Quindi mia figlia è arrabbiata. Il nome? Zaya Godionin. Quindi ho dedicato questo gol a lei. Zaya? Zaya, sì. Con la Z. Z-A-I-A. 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 Ok, okay, grazie a tutti. Eh? Come presidente, ex presidente di Regione Veneto. Salve, ciao. Ciao. Buonasera. Renato Mancuso, della Valdese. È arrivato a 30 gol, bisogna arrivare a Firenze. Sì. Sì. Te la senti questa promessa? Ma promesse no, però sicuramente ci credo e ci crediamo. Ovviamente un passo alla volta, perché la strada è veramente lunga, però la soddisfazione è grande, quella che continueremo in questi playoff e affronteremo una partita bellissima, soprattutto da giocare prima di tutto, perché giochiamo contro una grandissima squadra come Lecce, andremo a giocare in uno